Buonasera a tutti, siamo qui con l'assessore al turismo, allo spettacolo e allo sport, Sandro Pappalardo. Intanto benvenuto qui a Termini, non so se è la prima volta che lei viene qui o se è già stato nella nostra città. Allora, grazie a voi per l'invito. No, non è la prima volta, decima, ventesima. Noi abbiamo qui a Termini una delle più belle comunità della nostra area culturale, di Fratelli d'Italia, di tutta la Sicilia. Quindi veniamo spesso perché ci teniamo a stare vicino al territorio e, ripeto, questa comunità lo merita. Sì, infatti comunque Fratelli d'Italia è molto apprezzata a Termini e poi devo dire che anche Termini ha una bella realtà turistica, come cultura, come storia. Lei, essendo assessore al turismo, so che vuole appunto promuovere queste iniziative in Sicilia, vuole promuovere quello che è l'arte, quello che è la storia della nostra Sicilia, per forse farla ritornare un po' a risplendere come era un tempo. Ha già delle idee, delle iniziative o qualcosa da applicare a più paesi? Allora, noi abbiamo già un piano strategico molto ambizioso, adesso chiaramente in pochi secondi è difficile da spiegare. Dico solo questo, faccio qualche spunto di riflessione. Siamo stati per anni seduti su una miniera d'oro, forse non ce ne siamo mai resi conto. È giusto adesso che questa miniera d'oro la facciamo fruttare. Abbiamo le più belle, abbiamo delle opere d'arte che tutto il mondo ci invidia, abbiamo delle coste. Abbiamo tutto, io dico che la nostra Sicilia è un museo a cielo aperto, un po' come per me per Termini. Ecco, io penso che noi dovremmo cercare di valorizzarla anche a livello comunque europeo e mondiale. Avete già comunque qualche idea, qualche aggancio? Anche più che aggancio, abbiamo già fatto un piano strategico di partecipazione a tutte le fiere internazionali più importanti dal punto di vista turistico e quindi faremo vedere le bellezze della nostra Sicilia che spesso sono state, non dico nascoste, ma dimenticate. Sì, diciamo che più è conosciuta per la Sicilia martoriata piuttosto che la Sicilia splendida. Io la ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi. Mi auguro di rivederla presto qui a Termini e avremo sicuramente modo per parlare. Grazie a voi.